Fa parte del gioco. Separa gli uomini dai bambini. Non c'è tanta gente che vuole prendere botte in mezzo all'area. Vieni e prendila in posto basso. Ci sto andando, forza, forza! Non concediamo niente sotto canestro. Qui sotto non si passa. Qui si vince o si perde la partita. In area c'è un'atmosfera speciale, fisica, competitiva. Today's word is rebound. Can you say rebound? Rimbalzo, rimbalzo, rimbalzo! La stoppata ti gasa. Mi fa capire di stare alla larga, di non riprovarci. E fa entrare in partita anche i compagni. Nulla è facile nella casa di Mutombo. Vai a canestro, è la tua missione. E lo vuoi attaccare come se fosse il tuo peggior nemico. Sono pagato per fare sconquassi. Chi segna più punti in gara vince la partita. Un rettangolo posizionato sotto entrambi i canestri. Nel linguaggio cestistico è conosciuto come l'area colorata. È in quel territorio che si vincono o si perdono la maggioranza delle partite. Penso che avremo più chance se lo teniamo fronte a canestro, senza nessuno che lo marchi. Attaccare il canestro. Facciamo un blocco e diamo palla sotto canestro. Chi segna più canestri facili, chi prende più tiri da vicino, spesso vince la partita. È per questo che quando domini l'area sai di poter vincere, anche se devi guadagnartela. Non puoi sopravvivere là sotto se non hai lo spirito di un lottatore. Non puoi fare a sportellate con quelli sera dopo sera se non hai qualcosa di speciale dentro. Non si possono misurare le dimensioni del cuore di questo ragazzo. Ci vuole durezza mentale e fisica. Tutti vogliono dominare l'area. Tu devi fargli capire che là sotto non si scherza. Dobbiamo continuare a martellarli. Nella NBA, se molli anche per un attimo, vieni punito. Per essere un dominatore dell'area devi essere in grande forma, perché le botte che prendi lasciano il segno. In teoria non è uno sport di contatto, ci sono i falli, ma in realtà spesso il gioco è molto fisico. C'è gente che spinge, si aggrappa, ti tiene. E tu devi trovare il modo di liberarti e trovare un buon tiro. Per i signori e padroni dell'area dei tre secondi, la zona colorata diventa un luogo in cui cercare di imporre, una volta per tutte, una totale supremazia. Dobbiamo andare a rimbalzo, signori. Dobbiamo prendere rimbalzi. Deve diventare il tuo territorio. Devi dominare là sotto, per te e per la tua squadra.
È una questione di territorialità. Devi fargli capire che quel rettangolo colorato è roba tua. Devi fargli capire che è off-limits. Devi dirgli che quella è la tua casa, la tua palestra. E devi farglielo capire subito. Non devi aver paura di nessuno quando entri in area. Sin dagli albori del basket, i lunghi hanno dominato l'area. Ma col passare degli anni, sia il loro stile di gioco che l'area stessa hanno subito drastici cambiamenti. Quando l'NBA debuttò, l'attacco era basato sul tiro da fuori. Poi arrivò un giocatore che rivoluzionò completamente il gioco. L'area divenne il suo ufficio e il basket cambiò per sempre. Mr. Basketball, George Mikan, 2-10. Il centro da DePaul ha riscritto il libro dei record. Come potete vedere, è il giocatore più dominante della Lega in mezzo all'area. Era difficile spostarlo una volta presa posizione. Marcarlo da dietro era una condanna a morte. Non c'era mezzo di fermarlo. Quando la palla scottava, il tiro decisivo lo prendeva George, perché nessun altro era autorizzato a farlo. Continuava a dire "datela a me" e gli altri lo ascoltavano. Nel 1952, l'assoluto dominio di Mikan indusse la NBA a raddoppiare la larghezza dell'area. Il risultato? Ma usavamo più blocchi, più tagli, più gioco di squadra. Mikan e i Lakers si adattarono e continuarono a vincere. I Minneapolis Lakers sono i più forti. Voglio farvi vedere dove avete sbagliato nelle partite precedenti per cercare di correggere questi errori. State attenti. Mettiamoci al lavoro. Pronti? Mikan va dritto a canestro. Mancano meno di 30 secondi e segna! E i Lakers vincono. Con Mikan padrone in area, i Lakers vinsero 5 titoli in 6 anni. Ma l'effetto Mikan non si misurava soltanto con le vittorie. Ad area allargata, il gioco si spostò maggiormente sul perimetro e tiratori come Paul Harrison e Neil Johnston divennero autentiche stelle. L'ex star di Ohio State ha uno dei ganci più letali che si siano mai visti. Nel 1959, con l'arrivo di Will Chamberlain, l'attenzione tornò sotto canestro. Penso che mi ci vorrà un periodo di adattamento, come per tutti i debuttanti, ma penso che a lungo andare riuscirò a lottare alla pari con quasi tutti i centri della NBA. Un filiforme 2-10 giustamente soprannominato l'aguglia. Wilt sfruttò potenza e rapidità per riscrivere il libro dei record e costringere l'NBA a un nuovo cambiamento. All'inizio del 1965, la NBA allargò l'area di un altro 1,20 m abbondante, ancora una volta per limitare un grande centro. Ma esattamente come Mikan, Chamberlain continuò a dominare. L'area allargata spianò la strada a centri più mobili come Lew Alcindor, poi diventato Kareem Abdul-Jabbar. Nella battaglia tra colossi, il veterano di 12 stagioni, Wilt Chamberlain, contro il giovane al secondo anno, Alcindor. A 24 anni, Lew aveva guidato i Bucks al miglior record della Lega, era stato votato MVP ed era stato il miglior realizzatore. Wilt capì presto che quel ragazzo sarebbe stato un avversario duro. Per la prima volta nella mia carriera di giocatore di basket, mi ritrovai di fronte ad un altro giocatore che sapevo di non poter marcare da solo. Nel 1971, Alcindor portò Milwaukee al titolo. Il gancio cielo di Kareem diventò un nuovo modo per sfruttare l'area e Jabbar divenne il miglior realizzatore di sempre nella NBA. Per me, Kareem Abdul-Jabbar è stato il più grande di sempre. In 20 anni di carriera, penso sia stato costretto a cambiare il suo stile di gioco più di qualunque altra superstar. Oltre a centri più mobili, l'allargamento dell'area favorì anche un nuovo stile di gioco, come quello di Elgin Baylor. Se hai spirito competitivo, la sfida ti intriga.
Così come scendere in campo sapendo che uno contro uno nessuno ti può fermare. Fa parte del mio gioco. Andare a canestro, inventare. Non è qualcosa che perfezioni in allenamento, perché non puoi sapere come reagirà la difesa. È una sfida ed era eccitante accettarla. Altre stelle seguirono le orme di Baylor, da Connie Hawkins a George Ice Gervin. Ma nessuno fu meglio di Julius Erving. Quando Dr. J andava in campo aperto, non importava quale fosse il punteggio. Tutti sapevano che quell'azione sarebbe valsa il prezzo del biglietto. Il dottore portò nuova linfa al gioco d'area, trasformando il basket in arte. Nel primo anno a Filadelfia, i rookie in squadra, ogni volta che andavo in contropiede, dicevano sempre poster. Quello che volevano dire era che se qualcuno cercava di fermarmi, sarebbe stato immortalato mentre gli schiacciavo in testa. Gli avversari non volevano trovarsi in quella posizione, guardare da sotto uno che schiaccia. Saper schiacciare in quel modo era elettrizzante. E divenne il mio marchio di fabbrica. Ogni volta che riuscivo a prendere un rimbalzo e schiacciare in tap-in, o rubare palla e andare in contropiede coast to coast, finendo con una schiacciata. Le spettacolari acrobazie di Dr. J ispirarono una nuova generazione di giocatori che cercò di imporre uno stile acrobatico in mezzo all'area. Cerchi di segnare il maggior numero possibile di canestri facili. Ovviamente una schiacciata è molto più semplice di un tiro da tre. Questa filosofia venne abbracciata da giocatori di ogni altezza, eccitatissimi per il poter creare un personale dominio all'interno dell'area. È la sensazione più bella che ci sia al mondo, elevarti e schiacciare in testa a qualcuno alto 2,10 metri. Mi piace schiacciare in testa a quelli alti così. Non c'è nulla di meglio al mondo. È un 2,10, ti sta davanti al canestro per stopparti e tu continui ad andare, non ti fermi e sali ancora un po' e poi gli schiacci in faccia. È fantastico. Schiacciare contro uno di quelli mi fa sentire come un re. Questo sport è stato concepito per i lunghi. Quando un piccolo riesce a schiacciare in testa un lungo, beh, è una sensazione indescrivibile. Il dottore e i suoi seguaci portarono l'attenzione sul gioco aereo, ma nessuno lo esaltò meglio e più di Michael Jordan. Niente era stato programmato. È tutto nato dalle situazioni in partita. Non avrei mai avuto l'idea di quelle giocate se non avessi visto Dr. J. Provavamo tutti a fare quello che faceva lui. A chi riusciva a farlo voleva dire che aveva talento e creatività. E tutto ciò si rifletteva in partita. È divertente vedere come ne esce. Fa un movimento in attacco e già sai come risponderà la difesa. È interessante vedere come riuscirà lo stesso a tirare, in che modo ci riuscirà. Bisogna dargli credito per la creatività, non solo le schiacciate, ma i movimenti in generale. Chi avrebbe mai neppure pensato di fare le cose che fa Jordan? Vintage Michael!
Crescendo, giocatori come Grant Hill sognavano di diventare Michael. Ora Hill non deve più immaginare. Proprio come MJ, attacca l'area con stile e visione di gioco. Quando porti palla, prendi le misure alla difesa. Quando attacchi il canestro, ti senti come un running back che cerca i buchi nella linea difensiva. Sento di poter passare in qualsiasi momento. Posso fiutare la loro incertezza e allora li attacco. Mi sorprendo da solo. Sono riuscito ad andare così in alto. Ho sbilanciato il difensore in quel modo e ho davvero schiacciato in testa. La gente si gasa con azioni come quelle e anche i compagni, e in difesa alzi l'intensità. Con un esercito di piccoli volanti a invadere il loro territorio, i lunghi erano più determinati che mai nel proteggere quello che ritenevano essere loro di diritto. Lasciate che vi racconti di casa mia. Deve essere il tuo territorio. Devi prenderne il controllo. Devi far capire agli altri che lì non possono entrare. Quando il mio avversario segna, la prendo come un'offesa personale. Se stoppi qualcuno, quello ci pensa sopra la prossima volta. E se continui a provarci, tu continui a stopparlo. E vedi che non tira più. Sotto canestro sento di aver preso il controllo della casa di Mutombo e non voglio che nessuno ci entri. Casa Mutombo non è aperta neppure per Jordan. Nessun lungo ha più a cuore il proprio ambiente di lavoro di Dikembe Mutombo. Se ti ho già stoppato due volte e ci provi ancora, la prossima volta farò che sia anche l'ultima. Ti sventolerò il dito davanti al volto dicendoti no, non farti più vedere. E sai perché? Perché questa è casa mia. Stoppato da Mutombo. Per tre volte miglior stoppatore della NBA. La mia stoppata preferita è quella contro Sean Kemp. La stoppata che ha eliminato Seattle. I Denver Nuggets hanno battuto la squadra col miglior record NBA. Seattle, grazie a Dikembe Mutombo. È uno dei ricordi più belli della mia vita. Sdraiato sul campo, con la palla in mano, così. Non lo dimenticherò mai. Mutombo è stato preceduto da altri intimidatori d'area, a partire dal leggendario Will Chamberlain, dominatore che respingeva qualsiasi incursore. Ero dotato di grande elevazione e mi divertivo a saltare più in alto possibile e non solo stoppare il tiro, ma cercare di catturare letteralmente il pallone. Stoppare era una cosa davvero divertente, molto divertente, perché distruggevi il tiro dell'avversario. Il primo grande seguace di Chamberlain fu Nate Thurmond. Nate era un difensore incredibile. Era forte e con braccia lunghissime. Ma sicuramente arrivava molto più in alto di me.
La prendevo come un'offesa personale quando il mio uomo riusciva a tirare, perché difendevo sempre forte. Volevo fargli capire che quello era il mio territorio. Una filosofia questa, abbracciata dagli altri lunghi. Tra i guardiani del canestro passati nella NBA, uno in particolare è nella storia come il più grande di sempre. Bill Russell fece della stoppata un'arte. Non solo stoppava il tiro, ma il 90% delle volte recuperava anche la palla. Quando stoppavo un tiro, cercavo di toccarlo con la punta delle dita, in modo da non spazzarlo via, ma solo colpirlo, fargli cambiare direzione. Così la palla restava in gioco. La mia teoria prevedeva che l'azione difensiva non finisse finché non si recuperava la palla. Con questa tecnica unica, Russell detto legge sotto il suo canestro. Era così rapido e agile. Poteva difendere contemporaneamente su 3-4 giocatori. Cambiava, poi tornava sul suo uomo e lo stoppava. Mandava in tilt tutto l'attacco avversario. Posso dire che rivoluzionò il gioco. Dopo un po' divenne un tale intimidatore. Era come se stoppasse 10 tiri. Tutto questo senza che gli avversari neppure gli si avvicinassero. In una partita contro di lui era il quarto periodo e per 4 volte cercai di andare in sottomano. Stoppò i primi 2, gli altri 2 li stoppai io cercando di evitarlo. Quando stoppi qualcuno, puoi guardarlo negli occhi, sorridere e dirgli: sì, sono stato io. E se ci riprovi, lo rifaccio. Amico, ti conviene provare qualcos'altro, perché questa non funziona. L'elite NBA ha sempre cercato di accostare a un grande talento un vantaggio psicologico. I più grandi giocatori hanno sempre saputo trovare quel qualcosa in più capace di avvantaggiarli. Bernard King, ad esempio, aveva una sete di vittoria senza precedenti. Mi divertivo a guardare la sua espressione così intensa e vedere come avrebbe risposto sul campo. Se mi vedete sorridere in campo, vuol dire che non giocherò, perché sono troppo rilassato. Bernard King era un giocatore molto essenziale, poco spettacolare, ma aveva un repertorio di movimenti incredibile. Il rilascio in post-up era uno dei più rapidi che abbia mai visto nella storia dell'NBA. E voleva sempre la palla, perché aveva il killer instinct. Bernard going with a long jump shot. What a shot by King! 2 seconds to go! Bernard King! La forza di volontà lo rese immarcabile. Non so come ho fatto a saltare così in alto, non credo di averlo mai fatto in tutta la carriera. L'intensità di giocatori come King non può essere disegnata sulla lavagna. 5 uomini sul pallone, non lasciatelo prendere a nessuno. Ed ecco l'altra cosa, una cosa sola, pensate a fare una sola cosa adesso. Abbiamo circa 9 secondi, ok? Quello che è marcato dal più grosso se ne vada, vada sul lato debole. Non mollate, ok? Date il massimo. Quando gli allenatori finiscono la predica, giocatori come Adrian Dantley vanno al lavoro. Pur piccolo di statura, AD dominava con la tecnica in post basso. Nice. Oh, what a move.
Una delle mie doti è il gioco interno, per via della mia altezza. Sono 1,97 da quando ero all'ultimo anno di liceo. E anche se avessimo avuto un 2,10, giocavo sempre vicino a canestro, perché ero il più bravo. Adrian Dantley so good, showing the basketball, getting you off balance, and then getting by you into the lane. And once he gets to the lane, two things are going to happen most often. He's either going to score or get fouled. Oh yeah, man! Così come Dantley, James Worthy non sembrava tipo da potersi guadagnare il pane in area, ma la rapidità incredibile lo aiutava a penetrare a piacimento. Era solo una questione di fisica. Se ti posso battere al punto B, allora posso farlo anche al punto C. Sapevo benissimo cosa fare una volta entrato in area. Era un grande attaccante e rincorrerlo per tutto il campo era dura una volta che metteva il turbo. Sapeva fare tutto e bene, era davvero difficile fermarlo. Pur non velocissimo, Kevin McHale in area sfruttava un innato senso di creatività. Kevin McHale è il miglior giocatore che abbia mai affrontato. Era immarcabile. Copiavo i suoi movimenti, soprattutto l'up and under. Aveva un soprannome per ogni movimento in post-up. L'anguilla scivolosa, la salamandra bianca. Ci scherzavamo, ma in realtà si trattava solo di passare sotto o aggirare l'avversario, tirare da sotto le loro braccia. He used his worm move. His wiggle move, watch it. McHale, great play. He had to improvise a lot on that. McHale hasn't missed yet. McHale scoops it in with the right hand. McHale posting up here. La stagione è lunga, 82 partite, e io mi annoio facilmente, per cui devo sperimentare. Ma la cosa principale è la forza di volontà. Per 48 minuti sapevo di essere più forte di te e non mi fermavo mai. Per tutti questi innovatori, l'area colorata è il luogo in cui la mente trionfa sulla materia. E nulla dimostra meglio questo concetto dell'arte di catturare un rimbalzo. Ancora più semplice di attacco o difesa, questo fondamentale forse è il più importante in assoluto. Non puoi segnare se non hai la palla. E i grandi centri hanno sempre dato tutto in questa missione. La cosa che più mi piaceva del basket era andare a rimbalzo. Era parecchio dura a quei tempi. Se entravi in area le prendevi di brutto. Ma io sapevo che non c'era uomo al mondo che mi avrebbe fermato. Gente disposta a tutto per un rimbalzo. C'era qualcosa di profondamente soddisfacente. Vai su, strappi il rimbalzo, lo stringi e dici, è mio. Ieri come oggi, i centri hanno sempre capito l'importanza della vittoria a rimbalzo. Teniamoli lontani dal tabellone, è importante. Forza ragazzi, i rimbalzi! È molto difficile catturare un rimbalzo. Ti tagliano fuori, a volte sei solo, ma dalla parte sbagliata del ferro, e non ci riesci. Anche se si sente parlare poco di loro, la presenza si sente e come. Vuoi sempre avere in squadra qualcuno che difende e prende i rimbalzi, perché sono cose che ti fanno vincere la partita. Solo coloro che hanno perfezionato quest'arte la possono comprendere a fondo.
That's all effort. Come ho detto, la differenza la fanno i rimbalzi. Possiamo parlare del duello dei centri, possiamo parlare delle stelle. Difesa e rimbalzi, quelli ti fanno vincere. Per essere un grande rimbalzista devi voler la palla. Ci vuole intuito per capire da che parte scenderà. Guardate alcuni dei più grandi, come Rodman o Barkley, e vi renderete conto che non stanno mai fermi. Per tutta la partita, con un'energia incredibile, ed è quello che ci vuole per avere successo in area. Per catturare un rimbalzo serve cervello. Primo, devi volere fortemente la palla. Secondo, cerco sempre di posizionarmi dalla parte opposta a quella da dove parte il tiro. Guardo la palla quando è in aria. Ci vuole una combinazione di forza, resistenza e soprattutto volontà. Sotto i riflettori accecanti della NBA, un mondo di fondamentali rimane nascosto e inosservato. La realtà sembra ben definita a chi vi si addentra, ma le sue dimensioni sono illusorie. Il balletto che va in scena su questo palco narra di come volontà e passione non possano essere ingabbiate. In questo luogo fatato, per ogni azione c'è una reazione uguale ed opposta che costringe i migliori ad emergere. Qui, i duelli personali vengono risolti in un batter d'occhio e un solo secondo di deconcentrazione può essere fatale. Volontà e desiderio di vittoria si danno per scontati. Gli avversari sono una sfida ben accetta, ma solo con le regole di un gioco che esalta la competizione. Da tifoso guardi la partita in TV e pensi che sia facile. Devi solo girarti e tirare. Sei così alto, sei 2,08. L'unica cosa che sai fare è mettere la palla in un canestro, ma non è così semplice. Quando vedi due duri che si affrontano, ti esalti. Controllare l'area, senza necessariamente segnare 20 punti a partita, ma dominare in area. Succedono così tante cose senza preavviso. The clock is ticking. Wrestling. Fighting for position. 20! Four. Get out, get out! Everyone is sweating. Like to bang with the big body. One down, 15. Go ahead, Big Daddy. Let's watch the push up. Both guys. Look out, Joel. Look out, Joel. Look out. Tell you one thing, I get so pumped up out there. Feel real hype, feel real hype. Hype. Go down, go down. And I thrive on it. Easy, easy. Hey, no, they're gonna down screen over here. Take it! Give it back! Give it to Frederick! Get out of there! A lot of fire and a lot of desire. It's tough.
Attraverso la storia NBA, quello che è successo in questo piccolo rettangolo ha cambiato gioco e giocatori. Sfidi i più grandi atleti del mondo. Se non dai il massimo, farai una figuraccia. A volte entro nel palazzo e mi dico: wow, abbiamo giocato ieri sera e non sono certo che il mio corpo sia pronto a rifarlo. È solo una questione di orgoglio, di ego e anche un pizzico di arroganza. Quando entri in area, devi andare fino in fondo, essere convinto di poter segnare da qualsiasi posizione. È per questo che è così competitiva e ci si allena così tanto. L'intero concetto di pallacanestro è tenere i giocatori lontano dall'area, dai tiri facili. Quando metti i piedi in campo, devi essere pronto per la battaglia. I problemi che hai li devi lasciare nello spogliatoio. Altrimenti non ce la farai mai. I grandi centri di oggi non hanno indotto la Lega a cambiare le dimensioni dell'area come i leggendari predecessori, ma hanno certamente ridotto le distanze da un canestro all'altro. La combinazione di velocità e tecnica ha fatto di Hakeem the Dream Olajuwon il modello di una nuova generazione. Se volessi essere paragonato a un altro centro, vorrei essere paragonato ad Hakeem Olajuwon. Sa tirare da fuori, ha una ventina di movimenti da sotto, è classe pura. E Shaquille O'Neal ha ridato lustro al vecchio ruolo di centro. Penso a lui come forza, potenza, ego, orgoglio. Vuole dominare l'area. So much power. Unstoppable. Il gioco si è evoluto a tal punto che per i centri è diventato indispensabile essere più versatile. Anche uno come Shaq, con i suoi 150 kg, corre come una guardia. Se non gli stai dietro, andrà a schiacciare solo soletto. Col contributo di stelle come David Robinson, questi lunghi hanno rivoluzionato il basket. Questi sono i migliori centri della Lega e devi aggiungere gente come gli Alonzo Mourning o i Patrick Ewings. Sono i più forti. Sono molti i piccoli che oggi giocano post-up nel mezzo. E i lunghi passano e tirano come le guardie. Per cui la versatilità di un centro è fondamentale. Tutti oggi possono uscire e tirare da fuori. Questa incredibile diversificazione ha reso il gioco d'area più interessante che mai. Non appena gli allenatori disegnano uno schema per sfruttare l'area, i giocatori trovano il modo per metterlo in pratica. Back pick, Pete. Hold on.
Everybody gotta rotate. And if they're two mids, then the outside guy has the bottom and the top guy has the top. Away from behind, Ricky goes back to get it. Fires it cross court. Jim's got it right up into the alley. Power slam! Tomahawk Sam! Yeah, baby! E anche per tutte le stelle di domani, il cammino verso la gloria, prima o poi, passerà da quel magico rettangolo colorato. I got my eye on you initially before they break. I'm not gonna do anything dangerous, but I'm gonna put it out there. Let's go, go! Middle! Middle! Yeah! Go, go! Inside, baby. Give it. Motion! Catch, catch! Yeah! No, ain't no zone. You do. I go, I go, I go. Watch the man, watch the man! Right up, Adrian! Grab a zone! Protect your basket! You know, now and then we're gonna get burnt defensively when you're aggressive like that, but that's all right. Every single time! Trip underneath the low point, back car below! Take a nap now. What do you think, Bob?